Buon pomeriggio a voi. Allora, inizio a preannunciarvi che lunedì farò un video con Francesco Carbone, anche perché per sentire dalla sua viva voce come sono andati questi 4 giorni di presidio in oltre 50 procure d'Italia. Ci sono sicuramente delle buone indicazioni e soprattutto dei buoni contatti. È chiaro che in questi casi bisogna sempre far seguire alle parole i fatti. E vedremo lunedì cosa ci racconterà Francesco Carbone. Veniamo invece all'argomento di oggi, che è una riflessione amara che abbiamo fatto più volte, perché sembra che questo paese, almeno in una buona parte degli italiani, non venga minimamente toccato dagli avvenimenti pur drammatici che succedano. Lo abbiamo visto durante il Covid e lo stiamo vedendo anche durante questa guerra. Cioè, gli italiani così sembrano neanche avvertire le bombe che ci cadono intorno, che non sono solamente quelle fisiche, che quelle cadono purtroppo sulla testa degli ucraini, ma potrebbero in futuro cadere anche sulle nostre teste. Ma sono già le bombe che cadono sulle teste degli italiani per quanto riguarda il totale stravolgimento delle proprie vite. Allora, le cose sono due. O gli italiani stanno talmente bene che se ne possono altamente fregare del fatto che aumenta gas, elettricità, gli alimentari, i servizi, che aumenta praticamente tutto. E non sono aumenti del 2-3% quasi fisiologici, ma sono aumenti che in molti casi toccano le due se non le tre cifre d'aumento. Ecco, malgrado questo, assolutamente nessun tipo di reazione. Personalmente, la cosa che ultimamente, delle ultime ore, mi preoccupa di più, il fatto che, come temevo, per quanto riguarda il conflitto, si innalza sempre di più l'asticella. E ora è notizia da parte, degli americani che vogliono inviare sempre più armi pesanti agli ucraini. Il che chiaramente, fa sì che non diventa più solo una guerra difensiva, ma assolutamente anche offensiva. Ed è evidente come il sole che dall'altra parte ci sarà un ulteriore innalzamento per quanto riguarda i bombardamenti sulle città ucraine da parte di Vladimir Putin. Diciamo che il popolo ucraino, da questo punto di vista, non è certamente molto meglio di quello italiano. Forse ci troviamo di fronte ancora di più a un popolo ignorante, lo dobbiamo dire purtroppo, perché non accorgersi che tutto questo va esclusivamente a discapito del popolo, che coloro che parlano, i governanti, ma anche i propagandisti, che sono centinaia e centinaia anche in Italia degli ucraini, loro stanno bene, hanno una casa, non rischiano la vita, non rischiano di essere messi alla fame. Gli unici che rischiano questo sono gli ucraini, ma appunto questa parte, la politica Zelensky, gli opinionisti in giro per il mondo, i propagandisti in giro per il mondo fanno credere agli ucraini che la libertà è la cosa più importante, che la democrazia altrettanto, chi se ne frega rischiare di morire sotto le bombe, piuttosto che essere così sotto i russi è meglio morire. Falso. Perché è totalmente falso, perché la vita è il dono più importante che ci ha dato Dio e lo dobbiamo preservare, e è un falso problema il fatto di dire non è ammissibile cedere dei propri territori o addirittura dover andare a vivere in un altro territorio. Ve lo dice uno che è nato all'estero. Io ho vissuto i miei anni di infanzia tranquillamente in un paese come la Svizzera. Non avevo problemi, non era la mia patria. È chiaro che quando poi sono tornato in Italia ero felice, ma si può vivere anche in un'altra parte del mondo. Ripeto, è evidente che la propria patria è la cosa più importante, ma non, lo ribadisco, non a discapito della propria vita e della vita soprattutto dei propri figli. Se io devo salvare la vita dei miei figli, qualsiasi posto al mondo va bene.
ovviamente avendo delle normali condizioni di vita da potermi permettere per la mia famiglia. Quindi tutta questa cosa che tirano fuori l'orgoglio, il nazionalismo, tutte queste cose sono semplicemente per giustificare una guerra, per giustificare le loro strategie, che sono quelle di abbattere un nemico, cosa assolutamente poco accettabile dal mio punto di vista. Ora, per quanto tornando nel nostro paese, quello che secondo me bisognerebbe fare, però dare anche qualche segnale, non lo so, per quanto riguarda la presenza davanti alle ambasciate, no? Soprattutto l'ambasciata statunitense, perché è evidente che tutte queste proposte di innalzare il livello arrivano dagli Stati Uniti, arrivano dalla Casa Bianca, e noi semplicemente stare a guardare credo che non sia il caso. Io cercherò in qualche modo, avevo già provato a farlo, di farmi promotore di un'iniziativa del genere a Milano, davanti all'ambasciata degli Stati Uniti. Non è semplice avere persone che ti seguono. Intanto, così per curiosità, vorrei vedere voi cosa ne pensate, se ritenete che sia una cosa da fare o magari se avete in mente altre iniziative. Con questo inizio a salutarvi, ci vediamo più tardi, buona giornata.